Il cioccolato degli artigiani liguri conquista le stanze di Palazzo Imperiale. Nella sede di Liguria Star, in piazza Campetto, nel centro storico di Genova, si è aperta la seconda edizione di Cioccolato a Palazzo. Protagoniste assolute le produzioni dei maestri cioccolatieri liguri, dalle classiche tavolette sino alle lavorazioni artistiche. Non sono nemmeno mancate le trovate goliardiche e la satira al sapore di cioccolato. Alla presentazione sono intervenuti i vertici dell'Associazione Artigiani Liguri, il segretario di Union Camere Maurizio Scagliola, l'assessore regionale allo sviluppo economico Renzo Guccinelli e il presidente della Commissione regionale dell'artigianato Vincenzo Ciliberti. Abbiamo produzioni di eccellenza, abbiamo prodotti che abbiamo cercato di salvaguardare con il marchio Artigiani in Liguria. All'interno di questi il cioccolato ha la sua specificità. Spesso pensiamo che sia un prodotto che ci portano gli altri, invece è un prodotto che ha una storia, ha tradizioni in questa regione, ha eccellenze nelle produzioni, è giusto che lo valorizziamo perché la salvaguardia e la valorizzazione dell'artigianato di qualità contribuisce a far crescere un settore complessivamente e a valorizzare i nostri territori. Il rapporto tra il territorio, i suoi prodotti e la sua valorizzazione è un rapporto evidentemente molto stretto. Chi si occupa di valorizzazione come il sistema turistico del Genovesato trova riscontro nelle iniziative importanti e qualificate che sta facendo Liguria Style con Artigianato. In particolare il tema del cioccolato che stiamo vivendo in questo momento è un tema particolarmente gradito a tutti, grandi e piccini, ed è un modo per far conoscere le bontà appunto del territorio. Sarà sempre più importante lavorare su segmenti di questo tipo, quindi su tutto quello che è artigianato, ma anche creando degli itinerari del gusto, degli itinerari legati appunto alla fruizione gastronomica del territorio. Su questo sono convinta, come sistema turistico, insieme a tutti i 100 soci del sistema turistico, che il rapporto costruito nel corso degli anni con Liguria Style sia un rapporto davvero molto importante, e con le associazioni di categoria ovviamente che stanno dietro a Liguria Style. 9 le aziende che hanno esposto i propri prodotti durante l'evento. Tra queste alcuni marchi storici. Noi abbiamo due storie appunto, abbiamo la storia del cioccolato di Musante, che è l'azienda che ho fondato io, l'ho fondata nel 1970 per una passione per il cioccolato ed è tuttora un'azienda che funziona in tutta Italia con rappresentanti, rivenditori e direttivi, cioè franchising non ci siamo ancora arrivati, ma comunque probabilmente uno degli obiettivi è proprio un discorso di franchising. Mentre Buffa è conosciuto in tutta Genova, oserei dire anche in tutta la Liguria, perché noi ci siamo trovati in varie cittadine liguri dove ci hanno accolto bene e ci conoscevano molto, ed è un'azienda che è nata nel 1920, che ha una storia splendida, oserei dire, insieme ad altre cioccolaterie della nostra città, e quindi tutto sommato Buffa è la chicca della città di Genova. È in una zona centrale con un bellissimo negozio che a presto sarà bottega storica, perché noi abbiamo già avviato le pratiche per poter ottenere il marchio di bottega storica, e quindi ci fregiamo di avere uno dei più bei negozi della città. Cioccolato industriale e artigianale, due prodotti che secondo gli artigiani si differenziano non soltanto nella qualità, ma anche nel target. La clientela delle grosse aziende è una clientela che può trovare il prodotto nel supermercato, può trovarlo ovunque, il nostro prodotto lo trova solo da noi, e comunque piccole aziende come la nostra cercano prima di tutto di privilegiare le materie prime. Io come tutti i miei colleghi acquistiamo materie prime di grande qualità. Sì, noi siamo una piccola realtà artigianale a Taggia, la pasticceria Setti, che ho fondato io nel 2000, abbiamo da poco compiuto 10 anni di attività. Eravamo una piccolissima attività che ho cominciato con mia sorella, che poi ha preferito prendere altre strade, e però comunque l'attività ha continuato ed è stata anche allargata al settore caffetteria e cioccolateria con una
una scelta di appunto diversi tipi anche di cioccolate calde dal punto di vista della caffetteria, ed è stato proprio a quel punto che abbiamo pensato di offrire, oltre che alle cioccolate calde, anche un'offerta, fare un'offerta di pralineria e di cioccolato di diverso genere, visto anche in abbinamento a particolari ingredienti del territorio, come ad esempio, come presentiamo oggi qua, l'olio extravergine di oliva taggiasca, che è sicuramente un elemento distintivo della nostra cittadina e anche della nostra vallata, ed è conosciuto sicuramente in tutto il mondo come uno dei migliori oli che si possano trovare in commercio. Quindi abbiamo pensato che fosse il caso di mettere insieme questi due ingredienti così importanti, quali il cacao e l'olio d'oliva extravergine, ripeto, esclusivamente di qualità taggiasca. Rimane ancora comunque la nostra una piccola attività, siamo in tre a lavorare. E niente, per l'occasione ci è stato chiesto di creare un prodotto apposito per questo piccolo aperitivo che è stato offerto, e ho pensato che ci sarebbe voluto un qualcosa di particolare, un qualcosa sempre che fosse legato al territorio ligure, che potesse stupire e che allo stesso tempo contenesse i due elementi che io qua presento, il cacao e l'olio extravergine. Niente di più adeguato che non la focaccia, che è un prodotto sicuramente assolutamente della nostra regione, conosciuto, ma presentato in questa versione molto particolare e comunque con un gusto gradevole e adatto a tutti i palati.